Ma il costo più grande delle volte non è il costo economico da affrontare per potersi permettere queste terapie. Il costo più grande delle volte è il non agire, il non avere i denti nella bocca per i prossimi 30 anni. Significa dire di no magari a qualcuno, dire di no a un'opportunità lavorativa e anche alla propria autostima. Recuperare e riabilitarsi alla vita, questo è l'obiettivo di quello che si fa quando si rimettono i denti a pazienti che non hanno più osso, che avevano delle situazioni molto complicate. Il vantaggio reale quindi non è solo quello economico, ma è il vantaggio emozionale, il vantaggio a livello familiare, il vantaggio a livello sociale, oltre che psicologico. In questi casi, quello che consiglio sempre, se ricevi da qualche medico la sentenza nel tuo caso non si può fare più nulla, sappi che nella realtà si può sempre fare qualcosa. Devi solamente rivolgerti a un'equipe di esperti specialisti in casi complessi.